Ciao a tutti e bentornati. Allora, 2 o 3 giorni fa ho rilasciato sul canale un video nel quale parlavo di nuovo, a distanza di oltre un anno, della vicenda del runner Papi che è stato ucciso dall'orsa JJ4 nell'aprile del 2023 in Trentino. E facevo alcune considerazioni sulla memoria corta che hanno molte persone, quelle persone che un anno fa, 13 mesi fa, gridavano al pericolo, dicevano che assolutamente la situazione era ingestibile, che in Trentino non si viveva più, che in Trentino le persone erano circondate dagli orsi, non si poteva uscire di casa, c'era il pericolo di venire sbranati quotidianamente da questi esseri pericolosi che sono gli orsi. Portando numeri e dati, come faccio sempre su questo canale, perché io su questo canale non mi baso mai sulle chiacchiere, sulle impressioni, sui discorsi di pancia, io ragiono sempre su numeri e dati, l'ho sempre fatto in vita mia e lo farò sempre, cioè ragiono con la testa, va bene? Sono un essere razionale, per fortuna ragiono in questo modo. Cioè ragiono su numeri e dati reali, non sulle impressioni, sulle chiacchiere di paese, su mio cugino mi ha detto questo, il mio vicino di casa mi ha detto quest'altro, ok? Va bene. Basandomi su numeri e dati, ho riportato il fatto che negli ultimi 13 mesi, in realtà, nonostante il fatto che in Trentino le presenze turistiche siano aumentate di quasi il 10%, dell'8,7-9%, dati dell'ente del turismo trentino, quindi nonostante ci sia stato un maggior afflusso di persone rispetto agli anni precedenti, per fortuna mi fa piacere per il Trentino che vive anche di turismo, bene, nonostante questo non c'è stato alcun attacco mortale da parte degli orsi alle persone, non ci sono stati altri morti causati dagli orsi. Inoltre, questo lo aggiungo ora, ma l'ho detto anche in video passati, riguardanti questo argomento, da quando è stato reintrodotto l'orso in Trentino, stiamo parlando della seconda metà degli anni 90, quindi di oltre un quarto di secolo fa, il numero di attacchi mortali alle persone è stato di 1 in 27-28 anni, che è quello appunto del runner pa Andrea Papi, che è stato ucciso sfortunatamente l'anno scorso. Come è successo? Ci sono stati altri incontri tra uomo e orso, come è ovvio, perché orsi e uomini si dividono parte dell'areale di competenza, diciamo, di vita. Ci sono stati altri attacchi, c'è stato qualche ferito. Naturalmente il ferito in questi casi è l'orso, è l'uomo, scusate, perché è molto meno forte dell'orso, però ci sono stati anche molti morti uccisi orsi da parte o delle forze dell'ordine, della guardia forestale, oppure da parte di bracconieri. Non è che l'orso sia un animale che se ne va in giro a spadroneggiare in Trentino, purtroppo l'orso viene predato dall'uomo. Non in egual misura, in misura molto maggiore di quanto l'orso fa con l'uomo, anche perché l'orso generalmente non preda l'uomo, non è un animale predatore nei confronti dell'uomo. Questo chi parla dell'argomento lo dovrebbe sapere, diciamo, prima di parlare, ma siccome qua da noi, oddio, in tutto il mondo la gente parla a vanvera, parla tanto per sentito dire, molte persone forse non lo sanno. L'orso non è un predatore dell'uomo. L'orso è un animale che può uccidere un uomo se, come nel caso sfortunato del runner Andrea Papi, ora d'ora in poi lo chiamerò il runner, se no tutte le volte devo dire nome e cognome, come nel caso del runner, l'orso viene, tra virgolette, sorpreso dall'uomo e nel caso del runner Andrea Papi, come nel caso di altri attacchi avvenuti da parte degli orsi nei confronti dell'uomo, se c'è una madre con dei cuccioli, perché la madre nei confronti dei cuccioli è ovviamente iperprotettiva, per cui se si trova in una situazione in cui avverte che ci può essere un pericolo, la madre attacca, attacca in maniera seria, non attacca tanto per spaventare, attacca, attacca. E quindi, siccome l'orso è un animale grosso, potente, forte,
può capitare che in qualche caso capita che impaurisca solo l'uomo, in qualche caso che lo ferisca, in qualche caso sfortunato capita che lo uccida anche. Quindi questo ho detto io. E ho detto che chi all'epoca ha fomentato la paura, l'odio verso questi animali, un rapporto malato nei confronti della natura, tra uomo e natura, dovrebbe vergognarsi. E lo penso, dovrebbe vergognarsi. Chi all'epoca, sui mezzi di comunicazione vari, quindi giornalisti, youtuber, che all'epoca si sono messi a gridare, ah, qui bisogna eliminare gli orsi, ucciderli, trovare delle soluzioni drastiche perché non è possibile. Altri che dicevano bisogna andare armati nei boschi, figuriamoci se mandate la gente armata nei boschi, altro che un morto, ce ne sono 100 alla fine dell'anno, perché immaginati dare le armi alla gente qui da noi che non sa come si usano, non sa, non capisce niente, poi la gente si vede, si vede benissimo, basta sentire ogni giorno e vedere ogni giorno la gente che ci circonda e capire che c'è un sacco di gente in giro che non capisce niente, figurati dargli un'arma in mano nei boschi, una strage fanno, ecco, questo per impedire che cosa? Il rischio, un rischio talmente basso che milioni di persone nel giro di anni non hanno subito alcun danno, ma c'è stato un morto in 27 anni. È una cosa assolutamente ridicola, una cosa talmente ridicola che non sarebbe neanche il caso di parlarne se non fosse che per esempio, i trentini hanno rieletto un presidente di regione, il quale anche lui, io non so se lui la pensa così direttamente o se l'ha fatto per motivi di opportunismo, anche lui è per la eliminazione degli orsi, per l'uccisione degli orsi, tolleranza zero nei confronti degli orsi, che non si capisce che cosa voglia dire la tolleranza zero nei confronti di un animale. Fatto sta che i trentini l'hanno rieletto anche, credo io, sull'onda emotiva. Dato che le elezioni erano poco dopo, pochi mesi dopo, anche sull'onda emotiva dell'uccisione di questo Andrea Papi da parte dell'orso. Ora, scusatemi, ora io mi accorgo dai commenti, da alcuni commenti al video che ho rilasciato che si chiamava L'orsa GG4 e la memoria corta degli uomini. Questo video lo chiamerò nello stesso modo, solo che lo scriverò due in modo da. Se continua questa cosa, da farne una piccola serie nella quale uno capisce che si parla dello stesso argomento. Trovo dei commenti, ma dei commenti veramente assurdi. C'è gente che dice: ma scusi, ma lei in quale parte d'Italia vive? La realtà non è quella che lei espone in questo video. Leggo, dai commenti. Gli orsi qui ci sono e come, così come altri attacchi avvenuti, grazie a Dio non più vittime, ma a breve con l'intensificarsi dell'affluenza qualcos'altro potrebbe accadere. Lei ha un'idea visionaria e aleatoria della realtà. Qui ci sono sempre più avvistamenti anche in paese. Un mio collega mi ha mostrato il video fatto con le sue telecamere di sicurezza di un orso che girovagava nel cortile di casa sua. Ora non lo leggo tutto perché è lungo il commento. Mi dispiace, ma il suo discorso non ha nessun nesso logico e realistico, sta parlando giusto per farlo e senza cognizione di causa. Ma allora, si vede che non seguite i miei video, non sapete chi sono, va bene, questo ci sta. Allora, io vivo da 30 anni, va bene, a parte che sono nato in mezzo all'Appennino, in un paesino dell'Appennino, ma toscano, ma lasciamo stare. Sono un biologo, sono specializzato in ecologia. E vivo da 30 anni in mezzo alle Dolomiti Bellunesi, per la precisione a Feltre. Feltre è una cittadina piccolissima, di neanche 15.000 abitanti con tutte le frazioni. Io vivo in una casa dove, uscendo di casa, a 100 metri da casa mia, ci sono caprioli, lepri dappertutto, in mezzo ai campi. Io qui, dove sto registrando io, sono a 100 metri da casa mia. Qui, come esco di casa, io lo faccio praticamente tutti i giorni, sia per motivi miei, perché io mi occupo di bushcraft per testare i miei coltelli, sia per piacere mio, sia per la fotografia, perché sono un appassionato fotografo. Io esco tutti i giorni, ho fatto decine, centinaia di uscite nelle Dolomiti Bellunesi, nelle Dolomiti Trentine.
Sono stato nei monti Triglav in Slovenia. L'area del Triglav in Slovenia è l'area più densamente popolata d'Europa da parte di orsi. La Slovenia ha un numero di orsi che è oltre 10 volte superiore a quello del Trentino. Stiamo parlando della Slovenia. La Slovenia è grande, una volta e mezzo il Trentino. È una nazione piccolissima. E c'è un numero di orsi che è di oltre 1000, sono 1100-1200 orsi. Sono stato nei Monti Tatra in Romania, altra area piena di orsi. Quindi, e ci sono stato in escursione, zaino in spalla. Quindi so benissimo di che cosa sto parlando, non vivo in una grande città. Ma la questione non è questa, anche se vivessi in una grande città, basta la razionalità per riuscire a capire che l'allarme orsi in Trentino è una fesseria. Questo vuol dire che non c'è il pericolo, cioè che gli orsi non sono pericolosi? No, gli orsi sono animali pericolosi, come sono pericolosi tanti altri animali. La vipera è pericolosa, le zecche sono pericolosissime, le zanzare, alcuni tipi di zanzare, soprattutto in alcune aree del nostro paese, sono pericolose. I cani di grossa taglia, selvatici, sono pericolosi. Cioè, ci sono tanti animali pericolosi. Noi qui in Italia, in Europa in generale, ma in Italia in particolare, siamo fortunati perché ne abbiamo pochi di animali pericolosi. Se andate in altre zone del mondo, tutta l'Africa, l'Asia, l'Eurasia, l'Australia, il continente, diciamo, eurasiatico, scusate, asiatico del quale fa parte l'Australia, negli Stati Uniti, nelle Americhe. Ce n'è a iosa di animali pericolosi per l'uomo. Noi qui nel bacino del Mediterraneo siamo fortunati perché questi animali sono pochi, ma ci sono anche qui da noi e l'orso è uno di questi. Ripeto, se ci si imbatte in un orso, specialmente in un'orsa con i piccoli, il pericolo è elevato, perché l'orsa, come è ovvio, tende a difendere i suoi cuccioli. Quindi se avverte, se si trova in una situazione in cui avverte un pericolo per i suoi piccoli, attacca. Attacca per eliminare questo pericolo o allontanarlo. Quindi una delle cose che viene insegnata, per esempio, nei parchi nazionali americani o anche per esempio nel parco, nei Monti Tatra, nel parco dei Monti Tatra in Romania o anche in Slovenia, è quella di fare rumore quando si va per i boschi. Cioè di fare di farsi sentire in modo da non sorprendere l'orsa con i piccoli, un orso o peggio ancora un'orsa con i piccoli. Cioè l'orso o l'orsa con i piccoli ti sentono da qualche centinaio di metri, si allontanano, nel senso si nascondono, si mettono in un luogo sicuro, tu passi e non succede niente, nel 99,9% dei casi. Avete un'idea durante i mesi passati di quante persone saranno passate vicino a degli orsi senza vederli? Perché l'orso è un animale selvaggio che sa benissimo come mimetizzarsi, nascondersi, non ha nessun desiderio di attaccare l'uomo. Non è un, ripeto, lo ripeto ancora una volta, l'orso non è un animale predatore dell'uomo. L'orso viene predato dall'uomo, ma non è un animale predatore nei confronti dell'uomo dal punto di vista naturale. Può ucciderlo, se lo uccide può anche parzialmente mangiarlo o sbranarlo, come è successo a quanto pare a runner Andrea Papi, ma questo non vuol dire che l'orso sia un animale che si nutre di uomini. L'orso non si nutre di uomini, va bene? Quindi non è un animale predatore dell'uomo, come invece può esserlo per esempio un leone in Africa, una tigre in Asia, uno squalo di un certo tipo bianco oppure uno squalo tigre nei mari. Ecco, questi sono animali che se incontrano un uomo lo vedono anche come una preda, l'orso no, non lo vede come una preda. Quindi l'orso può essere un animale pericoloso per l'uomo, ma è questo che cosa vuol dire? Quando si va in natura, quando si esce di casa, in ogni momento, ma in particolare parliamo di quando si va in natura, quando si va in natura ci sono dei pericoli, ci sono, è inutile che vi raccontino il contrario, che voi siate, anzi meglio,
che siate così stupidi da credere il contrario. Lo so che è pieno di gente che va in giro per le montagne come se fosse a Gardaland, ma la colpa è loro, mica è colpa mia o degli orsi o dei lupi o degli altri animali. La colpa è della gente che è così cretina, se è gente che non è capace manco di allacciarsi le scarpe, se non è capace di capire che quando si va in montagna, per esempio, ci sono vari pericoli. Volete sapere quali sono? Ve ne elenco alcuni, ma non è esaustivo l'elenco. Il maggior numero di morti in montagna tra le persone, diciamo, che ci vanno in escursione è dato da cadute. Basta cadere da un'altezza di 3-4 metri, ovviamente capite bene che in un sentiero di montagna, se si va in escursione in montagna, ci sono tantissimi posti dove è possibile cadere da oltre 3-4-5 metri. Una caduta da 3-4-5 metri può tranquillamente essere fatale per una persona. Quindi il maggior numero di persone muore per cadute. Poi ci sono le persone colpite da rami, alberi che cadono durante un evento come una forte tempesta o vento forte. Ci sono. Se voi andate nel bosco, io quando vado nei boschi, questi qua dietro, che si vedono dietro nel video, forse non li vedete, ma insomma ci sono dei boschi qui dietro dove andrò anche oggi. Ogni volta che vado nel bosco, dopo un temporale, trovo alberi crollati, caduti. Rami, grossi rami caduti a terra, è chiaro che se uno si trova sotto a quell'albero, a quel grosso ramo, mentre cade, muore, cioè o muore o rimane gravemente ferito, comunque insomma è pericoloso stare lì sotto e quello è un pericolo, quindi ci sono casi di questo genere. Ci sono le persone colpite da fulmini, perché in montagna quando può scoppiare un temporale da un momento all'altro. Ci sono le persone che muoiono di ipotermia, perché in montagna, anche nel giorno più caldo dell'anno, può darsi che in montagna a un certo punto si scateni un temporale. Se si scatena un temporale in montagna, anche il 15 d'agosto o il 20 di luglio, dove in pianura magari ci sono 40 gradi, tu sei partito dalla pianura. O dal basso comunque, dove c'erano 30-35 gradi, ti ritrovi a non serve andare in cima al Monte Bianco, ti ritrovi a 1700-1800 metri, 2000 metri, che sono altezze normalissime per le montagne, per le Dolomiti, ti ritrovi lì, scoppia un temporale, la temperatura non dico che va a zero, ma può anche andarci in qualche raro caso, può persino nevicare anche d'estate. Ma comunque la temperatura da 30 gradi cala a 5 gradi, 4 gradi, in più piove, c'è vento, se uno non è preparato, un minimo preparato, non si è portato dietro, anche nel giorno d'estate, una giacca a vento, dei pantaloni lunghi, delle scarpe adatte, un cappellino di lana e non si veste e non si mette al riparo, c'è caso che muoia di freddo, infatti ogni tanto succede che che le persone muoiano di ipotermia. Ma la colpa non è mica della montagna, o della natura, o degli orsi, o dei lupi. La colpa è di uno che è scemo, che è andato in montagna a 1500 metri con l'infradito, come se andasse a fare la passeggiata sul lago di Garda o in un parco giochi. La montagna, la natura non è un parco giochi. La natura, anche una natura plasmata dall'uomo, molto, diciamo, molto easy come la nostra, ripeto, noi nel bacino del Mediterraneo siamo molto fortunati, viviamo in una natura molto amica, molto friendly. Ma nonostante questo, dei pericoli ci sono. La morte del runner Papi è il risultato di uno di questi pericoli, di uno dei tanti pericoli che ci sono andando in natura. D'altronde, se uno vive in un paesino di montagna, che sia del Trentino, delle Dolomiti Bellunesi dove vivo io, o che ne so, delle Alpi Piemontesi, è la stessa cosa. Se uno vive in un paesino di montagna, ci sono tantissimi vantaggi, si respira l'aria buona, c'è la tranquillità, si vive in mezzo alla natura, io non rinuncerei mai a queste cose. Però è chiaro che non possono esserci solo vantaggi, non ci sono vantaggi e basta in nessuna cosa della vita. Quando esci dalle ultime case del paesino o del piccolo centro abitato dove vivi, ti ritrovi in mezzo alla natura. In mezzo alla natura ci sono dei pericoli. Guardate, io qui sono circondato, ve lo faccio vedere, sono circondato da prati, va bene? Vedete? Lo vedete? Ecco. Questi prati adesso
prati nei quali io cammino normalmente, oggi ho anche i calzoncini corti perché fa caldo. Questi prati sono pieni, pieni, zeppi, qui nella provincia di Belluno siamo invasi, sono pieni zeppi di zecche. Le zecche sono tra gli animali più pericolosi che si possono incontrare in natura da queste parti. Perché? Perché le zecche, come ho già spiegato più volte, veicolano alcuni esemplari, non tutte, ma le zecche possono veicolare alcune malattie come il morbo di Lyme ed altre, che sono molto molto pericolose per l'uomo e in qualche caso mortali. Quindi io lo so, quando ne sono cosciente. Quindi cosa faccio? Quando vado in mezzo a questi prati, o per cavoli miei, perché mi va a me, o perché porto il mio cane, quello che faccio è mettermi un paio di pantaloni lunghi anche se fa caldo. Poi quando torno a casa comunque mi controllo e controllo di non avere delle zecche addosso. A volte ci sono lo stesso, le elimino, le stacco e le elimino, le uccido. Dopodiché sto attento nei giorni seguenti per vedere se per caso si crea un alone rosso intorno alla puntura della zecca, che potrebbe essere il segno che effettivamente la zecca era portatrice di uno di questi morbi. Ma lo so, è uno dei pericoli che ci sono andando anche qua in un posto tranquillissimo e serenissimo come sono i prati di questa pianura che è la Valle Feltrina. E allora, che facciamo? Bruciamo tutti i prati per eliminare tutte le zecche? Oppure uccidiamo tutti gli animali che sono pericolosi per l'uomo? Se si vive in montagna, se si vive in un posto circondati dalla natura, alcuni rischi ci sono. Cosa volete farci? Che cosa volete fare? Volete vivere, cioè voi abitanti del Trentino, non tutti credo che siano, anzi sono sicuro che molta gente sarà gente intelligente, capace e in grado assolutamente di comprendere non solo i discorsi che faccio io, ma di farli da soli. Ma gli altri, quelli che scrivono, ah, ma qui lei non si rende conto perché dove vive, forse vive in città. Io non vivo in città da 30 anni, ma comunque basta l'intelligenza per capirlo. Se vivi in un paesino o in mezzo alle montagne del Trentino, oppure vai in escursione, in vacanza in mezzo alle montagne del Trentino, devi considerare tanti pericoli possibili, le cadute dall'alto, il freddo, il vento, i temporali, tutte le cose che abbiamo detto, e devi considerare anche che ci sono animali potenzialmente pericolosi per l'uomo. Basta, chiuso. Non capiterà più che ci sia un incidente mortale dovuto agli orsi? Ma no, capiterà. Perché ci sono milioni di persone che vanno in Trentino, che vivono in Trentino, ci sono 120-130 orsi in Trentino, che non è un numero assolutamente elevato, ripeto, in Slovenia ce ne sono oltre 10 volte di più in un'area che è grande una volta e mezzo il Trentino, quindi c'è un rapporto assolutamente maggiore di orsi rispetto al numero di abitanti, eppure la Slovenia va avanti benissimo, gli sloveni vanno avanti benissimo, io vado in Slovenia quasi una volta all'anno, è rarissimo che non ci vada in Slovenia almeno una volta all'anno a fare escursioni nei monti della Slovenia. Quindi, ma di che cavolo state parlando? Quale sarebbe questo grande pericolo che vivono i trentini? Dov'è? I numeri dicono tutto il contrario, la ragione, la logica dice tutto il contrario. C'è un pericolo dovuto agli orsi? Sì, c'è un pericolo dovuto agli orsi, come c'è un pericolo dovuto alle automobili che girano in Trentino, come c'è un pericolo dovuto ai temporali che ci sono in Trentino, come c'è un pericolo dovuto ai dirupi perché le montagne vanno verso l'alto e la forza di gravità tira verso il basso le persone in un dirupo e le fa morire. Cioè, ci sono mille pericoli. E allora che facciamo? Spianiamo tutto il Trentino così lo rendiamo una zona piatta dove non si può cadere. Creiamo un mondo tutto così. Creiamo un mondo dove non ci sono animali pericolosi, ci sono solo coniglietti, caprioli. Tra l'altro poi sono pericolosi anche quelli, perché dopo, se non ci sono i predatori, veicolano le malattie anche quelli. Quindi oramai questa cosa qua, se non l'avete capita, cioè, è una cosa che la sanno anche i sassi oramai. Andare a impattare sull'equilibrio naturale, eliminando per esempio i predatori, è una cosa sbagliatissima perché ti sembra lì sul momento di aver risolto il problema, in realtà ne hai creato uno 10.000 volte più grande.
Tant'è vero che in Trentino gli orsi erano stati completamente eliminati dall'uomo e sono stati reintrodotti. Attenzione, non sono stati reintrodotti gli orsi che io sappia su base così, non c'è stato un dittatore, che li ha reintrodotti, c'è stata una consultazione per reintrodurre gli orsi, tra l'altro. Che mi risulti, cioè, diciamo, in Trentino la figura dell'orso è stata utilizzata tantissimo a fini, diciamo, a fini turistici, per richiamare i turisti. Quindi non riesco a capire, cioè, qualcuno dice, ah, ma dice perché è stato presentato come l'orso Yogi? Ma quanto cretino devi essere per pensare che un animale che pesa 200-250 kg sia come l'orso Yogi in televisione? Ma cosa sei? Un bambino di 5 anni la può pensare una cosa del genere? Ma se uno ha un minimo di cervello, c'è un cervello un po' più grande di un pisello, cioè, o di una fava, cioè capisce subito che un animale di 200 kg selvatico non può essere l'orso Yogi. Chi è che ve l'ha presentato così? E anche se qualcuno ve l'ha presentato così e qualcuno ci ha creduto, peggio per quello che ci ha creduto, vuol dire che è un cretino. Cioè, ragazzi, datemi una svegliata. Io lo sto dicendo a tutti coloro che continuano a lamentarsi dicendo, ah, ma noi siamo invasi dagli orsi. Quando volete dei consigli pratici, diciamo, perché non siete capaci di capire da soli le cose, perché se vi presentano l'orso Yogi, cioè l'orso reintrodotto in natura come l'orso Yogi, ci credete? Allora ve lo dico io, quando andate in natura, non posso farvi l'elenco di tutte le cose a cui dovete stare attenti, però se avete paura dell'orso, ve l'ho già detto, fate un po' di rumore quando camminate. Se avete un fischietto, ogni tanto fischia, se avete paura dell'orso, io non lo faccio così perché non ho paura, però se voi avete paura di questo pericolo, ogni tanto fischiate in un fischietto in maniera da farvi sentire. Se siete in un'area particolarmente, diciamo, selvaggia, diciamo così, fate appunto un po' di rumore con le scarpe, canticchiate, date una voce, fate qualcosa ogni tanto in modo che tutti gli animali selvatici, orsi, lupi che possono esserci in quel posto, vi avvertano, capiscano che voi siete là e abbiano il tempo di allontanarsi. Non succederà probabilmente niente. Poi, se avete la sfiga, sfiga che può capitare anche a me, a chiunque naturalmente, di capitare proprio nel momento in cui, cioè incappate nell'orsa con i piccoli, nel momento in cui magari lei è particolarmente innervosita o impaurita perché c'è stato qualche altro evento che l'ha spaventata, in silenzio gli capitate a pochi metri di distanza, che ne so, a 50, a 60 metri di distanza, a 30 metri, l'orsa attacca, e se attacca, attacca. È come se vi fosse capitato un fulmine sulla testa. Mi può capitare un fulmine sulla testa, certo, anche in questo momento. È una sfiga, capitano le sfighe, le sfortune, i casi sono casi sfortunati, siamo tutti dispiaciuti, ma è finita lì. Non è mica colpa degli orsi o di chi ama gli animali o del fatto che qualcuno vi ha fatto credere che l'orso fosse come l'orso Yogi oppure che le montagne del Trentino non sono, che c'è un'invasione. Ma quale invasione? 100 orsi in un areale grande come le Dolomiti Trentine, ma stiamo scherzando. Allora, cortesemente, io tanto lo so che anche sotto a questo video ci saranno i soliti deficienti che scriveranno le solite scemenze. Scrivetele, ma io tanto, se sono delle palesi cretinerie o scemenze, le cancello perché non voglio che il mio canale sia sporcato da questo pattume intellettuale. Sarebbe bene che, se avete il terrore dell'orso, o ve ne fate una ragione, come ci si fa una ragione di tante paure che abbiamo, o andate a vivere da un'altra parte, anche perché se uno vive in un paesino del Trentino e ha paura di tutto ciò che è la natura, non è che possiamo sterminare tutti gli animali, lupi, orsi, qualsiasi cervi, perché poi dopo naturalmente c'è anche quello che ti dice, anche il capriolo è pericoloso, perché ogni anno, se andiamo a vedere, io qui per esempio in zona ogni tanto li vedo, li sento,
Il capriolo attraversa la strada e ci va addosso una macchina. Il capriolo pesa 50, 60, 70 kg. Gli va addosso un'automobile, è chiaro che qualche volta il povero capriolo muore e quello che è dentro la macchina si fa male o muore anche lui. Che facciamo? Sterminiamo anche tutti i caprioli? Lo capite? È un modo di ragionare che non porta da nessuna parte questo. Bisogna convivere con la natura e anzi, chi vive nei posti dove ha la fortuna, come nelle Dolomiti trentine o nelle Dolomiti bellunesi dove vivo io, o in qualsiasi altro posto, ha la fortuna di vivere in mezzo alla natura, sia consapevole che ha una grande fortuna. Se poi proprio uno non la sopporta questa cosa perché ha il terrore degli. Io appunto ho detto che sono stati degli incoscienti quelli che hanno instillato la paura verso la natura un anno fa, diciamo pompando sulla morte di questo runner a causa dell'orso. Sono stati degli incoscienti e si dovrebbero vergognare. Ma comunque, se qualcuno ha questa paura, se può, si trasferisca in città. Dopo però non vi credete che in città non ci siano altri pericoli, eh? Ci sono altri pericoli molto più grandi. Molto più frequenti, il pericolo di essere investiti dalle automobili, il pericolo di contrarre delle malattie brutte per via dell'inquinamento, il pericolo di essere rapinati, uccisi, perché ovviamente la criminalità è molto più elevata. Ci sono tanti pericoli anche in città, cioè in sostanza non esiste un posto dove non ci siano pericoli. La soluzione non può essere quella di eliminare i pericoli. Va bene? La soluzione è quella di capire il luogo nel quale si vive, essere preparati a ciò che sono i pericoli di quel particolare luogo e comportarsi di conseguenza. E poi ci vuole anche una piccola dose di fatalismo, perché le cose a volte capitano, non è colpa di nessuno. Certamente, certamente non si può dare la colpa agli animali se si comportano come l'istinto, come la natura li ha plasmati per milioni di anni. Perché gli animali non hanno la capacità di ragionamento che abbiamo noi. Quindi, prendere un animale e rinchiuderlo in una gabbia, come è stato fatto con l'orsa JJ4, invocandone l'uccisione, per fortuna, non so dire, per fortuna comunque è ancora viva, speriamo che prima o poi la liberino da qualche parte dove può vivere in pace, è una soluzione da stronzi, perché vuol dire prendersela con un animale perché ha fatto l'animale. Sarebbe come se io adesso vedo le rondini in cielo e di qua non devono volare, le rinchiudo dentro una gabbia. Ma perché? Quello è un animale che vola. E l'orsa JJ4 non ha fatto altro che diciamo, che rispondere ai propri istinti. Gli animali non hanno, almeno che noi sappiamo, non hanno la ragione. Non esistono animali cattivi e animali buoni. Non compiono dei crimini gli animali, come li compiamo noi uomini. Questo cercate di capirlo, non esiste l'animale cattivo, esiste l'animale che si comporta come la natura gli ha insegnato a comportarsi. Va bene, quindi ho parlato di un sacco di cose. Spero che ci siano anche sul mio canale, anzi spesso ci sono commenti di persone intelligenti, ragionevoli. Mi piace anche aprire un dibattito, per carità, su queste cose. Basta che il dibattito non sia intriso, basta che i commenti non siano intrisi di cretinate, luoghi comuni che non hanno senso, offese non ne parliamo neanche perché cancello subito tutto, ma anche che non siano intrisi di banalità, cose assurde, no, perché li cancello, non la voglio, cioè non mi abbasso a sto livello a parlare di queste robe qua. A me quello che ti ha detto il vicino di casa, ma che me ne frega, se andiamo dietro a quello che dicono i vicini di casa, il filmato di quell'altro, lo ripeto, l'ho scritto nei commenti, alla fine ci ritroveremo a bruciare le streghe sui falò, perché se ci si basa sul sentito dire, su quello che ha detto il tizio Caio Sempronio, stiamo freschi, il mondo così non va da nessuna parte, ritorniamo al Medioevo. Cioè, non va bene assolutamente una cosa del genere. Quindi adesso vi lascio, questo lungo video finisce qua. Se volete parliamo ancora dell'orsa JJ4, non prendetevela con gli animali. Generalmente i problemi con gli animali sono dovuti sempre all'uomo, anzi non generalmente,
sono dovuti sempre all'uomo, il quale si crede il padrone dell'universo, ma invece nell'universo, nel nostro mondo, ci sono anche, fortunatamente, gli animali. E tra questi animali ci sono animali anche come l'orso, il lupo, la lince, la vipera. Ci sono anche questi animali. Fortunatamente, nonostante ogni tanto questi animali siano la causa della morte dell'uomo, lo ripeto, possono essere la causa anche della mia morte. Non mi interessa. Io credo, sono fermamente convinto che nel mondo si debba convivere tutti insieme e che non dobbiamo assolutamente convincerci che noi siamo i padroni assoluti di questo mondo. E che noi siamo intoccabili, dobbiamo essere intoccabili. Non siamo intoccabili. Viviamo in questo mondo e cerchiamo di viverlo al meglio. Bene. Ciao ragazzi, vi saluto, grazie per l'attenzione, alla prossima. Ciao.